Buongiorno Gentaglia, è un po' che non ci vediamo, è un po' che non vado a funghi e oggi è l'8 settembre, è l'una e mezza, sabato. Niente, sono venuto a fare un giro bassissimo nei castagni, Valbisagno, proprio bassa bassa. Ieri facendo un giro col cane ho trovato tre neri in un bosco dietro casa, quindi comunque sempre basso. Quindi ho detto veniamo in questo posto che è anni che non frequento più. Secondo me ci togliamo qualche soddisfazione oggi. Andiamo! Allora ci siamo signori, 5 minuti di cammino, ho beccato un sacco di nidi di api nella terra, bisogna stare molto attenti, però ho beccato anche il primo. Allora mi ha distratto perlomeno. Mi sono fermato perché ne ho visto uno veramente piccolo che vi faccio vedere e poi vi farò vedere a fianco il fratello. Questo è quello che lascio naturalmente ma mi ha distratto. A fianco, eccolo lì. E ora lo raccogliamo subito. C'è il gambo mollo, mollo, ma il fungo in sé è bellissimo. Bene. Allora, pianta a fianco. C'è un altro che è sicuramente un po' più vecchiotto, ma ve lo faccio vedere. Infatti il gambo praticamente non ve ne c'è, mangiato dalle formiche, ma la testa la teniamo, eh? Va bene. Allora, a parte aver trovato questo galletto che purtroppo ha preso un po' troppa acqua ed è stato mangiato, vi faccio vedere quelli che, aspettate che prendo il bastone, quelli che dovrebbero essere degli ovuli, le amanite buone, ed eccoli qua. Questi sono ancora sotto, tra l'altro. Ora li tiriamo su e li tagliamo per la verifica. Eccolo ragazzi, anche questo è statino vecchiotto, vecchiotto un po' mangiato, ma va bene anche questo, eh. Prendiamo e mettiamo nel sacchetto. Allora, per l'occasione giro la fotocamera perché ho trovato delle cose spettacolari, cioè i funghi che piacciono a me, quei bei neri che ho trovato già ieri con la serie. Qua vi faccio vedere. Sono uno, guardate che spettacolo, che colore, un fiammifero. Questo è, oh, è caduto. Questo è un fiammifero, non riesce neanche a metterlo a fuoco da quanto è nero. Fiammifero uno. E poi proseguendo c'è il fiammifero numero 2, bellissimo, bel bocciotto lieve torsione. Il fiammifero numero 2 e poi c'è il mega fiammifero che è lui. Sentite un attimo, ragazzi, e lieve torsione. Olà. E hanno trovato questi tre bei fiammiferi, eh? Vediamo un po' se ne troviamo altri. Ragazzi, qua per i neri è il punto giusto, bisogna controllare i bini, bini bisogna controllare. Guardate qua, guardate qua, che bei fratellini, brothers. Guardate il boccettino, boccettino, che bello, che bello, bellino. Sapete qual è il bello? Che poi questi neri che io amo diventano dorati, sembrano pepite, cioè guardate questo qua, ma guardate questo, ma guardate, cioè, ma non lo so, ma cos'è? Ma cos'è ragazzi? Ma cos'è? Cioè sto girando in mezzo a due piante da un quarto d'ora, bellissimo. Allora ho appena detto, è impossibile trovarne ancora intorno a queste due piante qua, cioè ho fatto il giro, un quarto d'ora che ci sono. Guardate un po' questo, e poi ne vedo un altro andando in là,
però attenzione perché vado piano, perché ho paura praticamente di schiacciarli, perché ormai non so cosa sta succedendo. Guardate che bello, guardate che spettacolare. Per una volta che non porto il cestino, sono venuto col sacchetto di tela, perché sono in motorino, mi ritrovo a trovare un bel po' di funghi. Ma va benissimo. Questo è il bombolotto, non potete capire il gambo, e l'altro è questo. Bello anche lui, eh. Altri due fiammiferi, dai. Ma basta ragazzi, dei fiammiferi mi sono stufato, vogliamo un po' più di colore. No, tutto nero. Guardate un po'. Madonna! Bello, bellissimo. Che spettacolare. Bianchissimo. Ok. Gente, oggi basta. I funghi non ho più trovati, ma è la mia giornata fortunata, perché mi è venuta la palla, la mania dei palchi, dei daini, dei caprioli. Ho detto, se oggi trovo anche un palco, non ho mai trovato in vita mia, me l'ha trovata un'amica, il cane di una mia amica, la Frida, io non ho mai trovati, ho detto, se oggi trovo anche un palco è la mia giornata, guardate cosa ho trovato, cioè impossibile, mai successo di trovare un palco, guardate qua, che spettacolo, aspettate che mi metta l'ombra, che bello ragazzi, che bello. Bella pulita e si appende in casa. Vediamo un po'. Bellissimo. Che giornata. Allora, dopo il palco non ho più trovati, quindi sarà un 10 minuti. Sono tornato nel punto dove ho trovato tutti quei neri, che alla fine è l'unico punto dove ho trovato dei funghi. E sono ripassato a fianco a quelle piante di prima. Cioè, sono nati ora. Impossibile. In base come gira la luce, quindi fate sempre attenzione in base alla luce che c'è nel bosco, li vedete o non li vedete? Eccoli qua, uno bellissimo e l'altro, vediamo se riusciamo a fare la ripresa di quelli come fanno i professionisti. Eccolo lì, bellissimi. Allora, prima, come un deficiente, ho filmato questo fungo bello, bellissimo, ma non l'ho preso. Guardate, cioè queste qua, guardate cosa c'è lì. Sono tornato per curiosità, guardate un po', togliendo la felce, togliendo la foglia, guardate cosa è uscito. Ma è nato ora? No, sono io che sono cieco, tutto lì. Non so veramente se ci sarà una fine a sta giornata. Quanto durerà sto video? Bellissimo bocciotto. Ragazzi, guardate questa bestia, guardate questo che spettacolo, guardatelo un po', dorato. Ma ragazzi, raccogliamo ancora questo, bello, bellissimo, spettacolare, e guardate un po' il fratello, brother o sister. Bella anche questo. E niente, guardate un po', ora uno, due e tre, guardate che spettacolari, bellissimi. Allora lì ci sono quei due e più il terzo che vi ho fatto vedere ora, guardate qua subito dietro, a parte questo piccolino che sta nascendo, tadan. L'altro, belli chiari questi, finalmente. Allora gente, direi che me ne vado, è giusto non stressare troppo il bosco, ma già dato e mi va benissimo, mi ha dato anche un palco del daino, per me la giornata è fatta. Non lo so, ci avrò una ventina di neri, tutti belli, cosa dire, per essere sabato pomeriggio va più che bene. Naturalmente questo raccolto non posso far altro che dedicarlo a Giorgio, che è il mio mentore ed è il mio maestro. Mi ha detto lui di venire qua oggi, quindi grande Gio, come al solito.
e volevo dirvi invece una cosa importantissima, che a parte quei due o tre li ho trovati tutti praticamente intorno a tre piante, sono entrati in una fungaia della Madonna. Quindi ragazzi, ora vabbè, scendendo naturalmente do un'occhiata, vediamo un attimino e se no vi saluto e ci vediamo al prossimo video, sperando che la stagione continui così. Peace.